a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, abbiamo già parlato dei miglior film tratti da libri, quindi oggi andremo a vedere i 7 peggior film tratti da libri. Non ne ho trovati 10 come migliori, ne ho trovati solo 7, però vabbè, dai, regà, non fa niente. Allora, partiamo subito con il primo che è Romeo plus Juliet, tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare. C'è anche Leonardo DiCaprio, io l'avevo visto solo per DiCaprio, perché era anche un film di cui si parlava anche un periodo, non l'avessi mai fatto. Cioè, come mi è venuto in mente di guardare questo film? Cioè, bello, tutto bellissimo, DiCaprio bello, lei bella, fighissimo, e poi Romeo e Giulietta, figo, E invece no, mi è piaciuto, bocciato, decisamente bocciato, poi soprattutto dopo aver letto il libro, decisamente ancora più bocciato, ecco. Mi dispiace perché DiCaprio è anche uno dei miei attori preferiti, quindi un po' mi dispiace, però alla fine non sempre escono le cose fatte bene e soprattutto le cose che mi piacciono, non sempre. Poi abbiamo un fantasy, sempre ci devono essere fantasy nei miei video. Ed è Eragon. Eragon è uno dei peggior film fantasy che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Cioè, ma perché? Cioè, già il libro poi prende una piega che fa schifo. Mi ci mettete pure il film che fa cagare? Devo commentare, cioè devo continuare a commentare. Meglio di no. Terzo film peggiore tratto da un libro è La lettera scarlatta, che non ho apprezzato ma zero. Il libro mi era piaciuto tanto, l'avevo letto anni fa, mi era piaciuto tantissimo. Avevo visto anche il film e mi era piaciuto, poi l'ho rivisto e mi ha fatto veramente schifo, ma proprio di uno schifo, che è meglio che non commento. Perché che commento a fare? Viene solo da piangere. Poi abbiamo un altro film che sì, ma anche no. E io e Marley. Non è all'altezza assolutamente del romanzo. Cioè, non è che è brutto, però, cioè, non è all'altezza del romanzo. Cioè, il romanzo è bello, però il film mi sa che ha fatto un po' un flop assurdo, ecco. Poi un altro film che mi è dispiaciuto tantissimo in realtà è Guida Galattica per autostoppisti. Il libro mi è piaciuto assai, ragazzi. Ho anche un'edizione bellissima che adesso vi faccio vedere. Ho questa edizione stupenda, Double Face, che io amo, ragazzi, cioè io amo questo libro, l'ho amato sempre dalla prima all'ultima pagina, ma mi è calato tantissimo, mi dispiace veramente tanto. Forse qualcuno non è d'accordo, la maggior parte dei fan di questo libro probabilmente sono d'accordo con me, che non è assolutamente all'altezza del libro. Poi abbiamo un altro film che non mi è piaciuto, che è Un amore all'improvviso, che è tratto dalla moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo. Mi è cambiato tutto, mi è cambiato tutto, cioè, ma che senso ha? Questo è il tipico film che, beh, che ha cambiato titolo, ma perché non ho capito. Mi cambia tutta la storia, mi è cambiato tutto. Ma perché? Questo è il tipico film che non dovrebbe essere tratto da un libro perché mi cambi tutta la storia. Che senso ha? Non ha nessun senso. Quindi mi dispiace, è bocciato assolutamente. Poi anche per questo film che ho visto varie altre categorie, che è stato inserito nei peggior film tratti da libri, però un po' mi trovo d'accordo, un po' no. È Il Codice da Vinci, tratto dall'anonimo libro di Dan Brown. Forse il libro più famoso e meglio riuscito di Dan Brown. Il libro io l'ho amato, il libro forse è uno dei più belli che abbia mai letto. Il film mi è piaciuto effettivamente perché è difficile fare un film all'altezza del Codice da Vinci, è davvero difficilissimo, quindi apprezzo da un lato lo sforzo che hanno fatto sti poveretti a fare un film all'altezza del libro, lo apprezzo tantissimo. Dall'altro lato, ovviamente, essendo grandissima fan di Dan Brown, in particolar modo del Codice da Vinci, dispiace vederselo un po' così, su quelle 2 ore, 3 ore, non ricordo quanto duri il film, e ridotto così,
fa un po' dispiacere, insomma, quindi un po' così, un po' sì o un po' no, insomma, apprezzo e non apprezzo, ecco. Apprezzo comunque lo sforzo di Ron Howard, che ha diretto questo film, per aver cercato, insomma, di fare un film all'altezza del libro, che poi ci sia riuscito oppure no. Abbiamo detto che in parte sì e in parte no, quindi purtroppo è caduto un po'. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo su questa mia classifica e nel caso vogliate, potete farmi sapere quali secondo voi sono i peggior film tratti da libri. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!